Buongiorno a tutti, visto il successo dei primi due video dei volti reali dei personaggi di Narcos, che trovate qui sotto ed in fondo al video, ho deciso di trovare per voi anche alcuni personaggi della terza stagione di Narcos. Iniziamo con Gilberto Rodriguez Orejuela. La mente del cartello di Cali, detto lo scacchista, perché sempre una mossa avanti agli altri. Miguel Rodriguez, interpretato da Francisco Denis, è il numero 2 del cartello di Cali e direttore operativo. Vigilava sul denaro in entrata e le bustarelle in uscita. José Chepe Santa Cruz Lodogno, cresciuto con i fratelli Rodriguez, è responsabile delle operazioni negli USA e del tesoro della corona di Cali, New York City, dove viveva sotto falso nome. Pacho Herrera, Elmer Pacho Herrera Buitrago, capo della distribuzione e della sicurezza, quarto boss del cartello, interpretato da Alberto Amman. Javier Peña, come visto nel primo video dei volti reali, è l'agente della DEA incaricato di abbattere il cartello della droga colombiano. David Rodriguez, figlio di Miguel, numero 2 del cartello. Nella realtà si chiama William Rodriguez Sabadia, interpretato nella serie Netflix da Arturo Castro. Nella realtà, William non era una testa calda, non gli successe ciò che avviene nella serie e non giocò un ruolo importante nel business di famiglia, anzi collaborò con gli Stati Uniti per avere una riduzione di pena ed in seguito scrisse anche un libro. Colonel Martinez. Nella serie Netflix Narcos, il colonnello Hugo Martinez è servito come ispirazione per il personaggio del colonnello Horacio Carrillo, ma dopo la morte di quest'ultimo nella seconda stagione viene ripresentato come un personaggio separato. Ernesto Samper Pisano, il presidente della Colombia dopo Gaviria, accusato di aver accettato 6 milioni di dollari di finanziamenti alla propria campagna elettorale dal cartello di Cali. Amado Carrillo Fuentes, detto il Signore dei Cieli, è stato un criminale messicano e signore della droga che prese il controllo del cartello di Juarez dopo aver assassinato il suo boss Rafael Aguilar Guajardo. Agente Chris Feistel, interpretato da Michael Stahl David, è basato sull'agente della DEA omonimo che ora vive in Arizona. Guillermo Palomari, cileno di origine, capo contabile del cartello, interpretato da Javier Cámara. Nella realtà Palomari era anche assistente personale, segretario e consulente finanziario di Miguel Rodriguez. Orlando Henao. Orlando Henao Montoya era il boss del cartel del Norte del Valle. Controllava i laboratori di cocaina di proprietà dei Rodriguez. General José Serrano. Rosso José Serrano Cadena fu una delle menti dietro lo smantellamento del cartello di Cali e del cartello di Medellín. Diego Domberna Bejarano. Diego Fernando Murillo Bejarano, conosciuto anche come Don Berna o Adolfo Paz, è uno dei leader del gruppo paramilitare Autodefensas Unidas de Colombia e boss del cartello La Oficina de Envigado, che prese il potere a Medellín dopo Escobar. E con Don Berna abbiamo terminato i personaggi per questo video. Sperando vi sia piaciuto, vi chiedo di mettere un like e lasciare un commento qui sotto dicendo ciò che vi è piaciuto o non vi è piaciuto del video. E mi raccomando, iscrivetevi al canale perché ho ancora molte sorprese per voi. Ciao!